Salve a tutti e bentornati. Riprendiamo la campagna su Total War Warhammer 2 Mortal Empires. E questo episodio vi prometto un po' di sangue, dato l'ultimo abbastanza tranquillo. Iniziamo subito però con passare il turno e cercare di iniziare il primo attacco su Massiccio Granitico, che è la prima città insediamento apparentemente abbandonato, ma noi sappiamo essere in mano al clan Morse di Quick Mozzateste, e quindi ci muoviamo in questo modo. Qui stanno tentando di ucciderci i nostri eroi, per fortuna stanno tenendo abbastanza, non so per quanto ancora andrà avanti. Comunque sia, cerchiamo soltanto di riscoprire, perché di fatto già sappiamo cosa c'è a Massiccio Granitico, per poi mandare l'esercito di Krokgar sulla città e prenderla. Dopodiché vedremo le mosse del nemico. Allora, da qui dobbiamo andare qui. Il nostro secondo eroe o agente, anche detto, potrebbe provare a ferirlo. Ok, ottimo, bello, ottimo attributo. E tratto acquisito, quindi ho degli Skaven. Siamo anche riusciti a ucciderlo, perfetto. Ratok è bravissimo. Mentre qui l'ancora noto Cloaca sta lì. E a breve arriverà a fare quello che doveva fare in questo turno, ma che non è riuscito a fare. Dunque, qui possiamo portare il Tempio degli Antichi al prossimo livello per maggiore integrità, così la Setra dovrebbe riuscire a togliersi ancora di più i problemi di corruzione vampirica che continuano a dare un po' di fastidio. Niente di preoccupante, ma ancora c'è questa dinamica. E vediamo, rieccoci, siamo al turno 90, abbiamo il nostro Zire Sauro veterano sfregiato a livello 13 e continuiamo con veterano sfregiato per aumentargli ancora un po' i punti ferita. E nulla, direi di iniziare a muovere l'esercito verso il confine. Qui abbiamo già da assegnare un punto al nostro 5 sacerdote e mettiamo per ora specialista e facciamo esplora rovine, sapendo già che c'è il clan Morse. Ad ogni modo abbiamo conquistato un altro livello e direi di andare con elimina corruzione. Perfetto. Qui ci avviciniamo con il nostro secondo agente Ratok, anche lui è uno 5 sacerdote. Rasetra, ok, qui abbiamo reclutato qualche unità, vediamo se è conveniente reclutare anche qualcos'altro. Dunque. Lo steganotte feroce è già in via di completamento. Potremmo, volendo reclutare, Bastiradonte con Cristallo della Rinascita. Per non farci mancare proprio nulla. Prendiamolo. Ok. Buono. Vediamo se c'è qualcosa da costruire. Qui si potrebbe portare a livello 3, ma non ne sento il bisogno, qui neanche, e qui invece è tutto a posto così com'è. Rasetra sì, potrei farlo arrivare a livello massimo perché attualmente è stabile, però credo che con l'abbassamento della corruzione vampirica nei prossimi turni la situazione si risolva da sola. Quindi evito di spendere questi soldi, che sono strutture sì
utili, interessanti, però non nell'immediato, non ne ho un'utilità immediata, quindi lascio così com'è e tanti saluti e ci vediamo più avanti se sarà necessario. Dobbiamo anche tener conto che la dinamica dell'invasione del caos è sempre dietro l'angolo e da quel poco che so, non avendo giocato altre campagne e arrivando poi avanti, non per questo motivo, ma perché ho letto su forum, pagine, cioè gruppi Facebook, della dinamica un po' sbilanciata appunto dell'invasione del caos, che faranno arrivare degli eserciti full stack in maniera abnorme sulle nostre terre. Ad ogni modo, tecnologia ricercata. E qui cosa ci dà? Naggaronti, ok, 6 turni, questo 10 turni, tavolette dell'ordine, e questo è interessante, riduce le probabilità di successo di un eroe nemico. Però, non male. Ordine pubblico più in tutte le province. Direi di sbloccare tutto questo in 10 turni. Perché questo non è un bisogno assiduo e impellente. Tavoletta dell'ordine, queste sono utili. Indubbiamente sono tre tecnologie interessanti, però sblocchiamo intanto queste, che ci porteranno al prossimo blocco. Perfetto. Allora, qui abbiamo una guerra da dichiarare innanzitutto. More Ciao, Quick. La tua fine dovrà arrivare presto, quindi io ti dichiaro guerra. Tu non hai alleati e sei in guerra già con Karakzorn, quindi dovrebbe essere qui, sì. E nulla. Ci vediamo sul campo di battaglia, come dico solitamente. No, per adesso andiamo semplicemente avanti, vediamo cosa ci aspetta qui. Però interessanti i nemici che ci attendono qui. Interessanti. Quanto tempo ci richiede? Un turno a riete. Un turno anche questo. Direi di combatterla, dai, iniziamo subito. Direi di combatterla così immediatamente. Perché ho paura che poi arrivino gli eserciti principali da parte di Quick, che è nella fortezza qui vicino. Karak Orrund, se non sbaglio, e non voglio aspettare neanche un turno per la costruzione di un ariete o una torre d'assedio. Mi vado subito a schiantare sulle loro fortificazioni, ok, ma isoliamo questo esercito abbastanza nutrito. Hanno un rattogre, una catapulta, diversi ratti del clan, anche con scudi. E molta schermaglia. Sarà un nemico interessante, soprattutto dietro le mura. Più che altro, ecco, quello è il problema. Non abbiamo nulla, ma possiamo scalare le mura oppure utilizzare alcune unità mostruose come lo stegadonte per sfondare i cancelli. Fa da ariete, essenzialmente. Può fare da ariete vivente e forse anche valido perché comunque sia un'unità abbastanza corazzata con molti punti in salute e si può utilizzare bene per questo scopo, ma vediamo subito. Adesso dovremo riuscire a entrare in battaglia. Ok, perfetto. Dunque siamo ovviamente sottoterra. Cancello migliore da abbordare.
forse sono proprio questi qua. Perché qui ci sono molte più torri, semplicemente per quel motivo. Quindi noi utilizzeremo un po' le nostre fantastiche scale. Ok, ci mettiamo così. Un po' più staccati dietro. Questi scinchi non credo serviranno a molto. E mettiamo lo stegadonte davanti. Così. Poi il bastiradonte col cristallo della rinascita, che comunque sia ha un'abilità che è appunto cristallo della rinascita, che fa risorgere i combattenti morti e ripristina i punti di salute dei combattenti. Quindi è un'unità anche da supporto, molto utile, molto interessante. Qui abbiamo i due lancieri che teniamo in una seconda fila qui dietro. La cavalleria la metterei proprio lontana. Ah, ci dobbiamo guardare da vicino poi anche Kroggar, perché adesso con Grimlock è fantastico. Allora, questi li mettiamo in avanguardia, quindi facciamo così, così e così. Ci guardiamo un attimo da vicino un po' delle unità, perché sono veramente curioso. Cioè, la bellezza di Kroggar su Grimlock. Wow! Il nostro Sauro, che comunque sia rimane sempre un bel modello, spettacolare da vedere, ma Grimlock è wow. Qui abbiamo il nostro Bastiladonte con il cristallo della rinascita. Creatura stracorazzata, come se non bastasse ha sopra anche degli scinchi pronti a lanciare giavellotti. È spettacolare questa unità, veramente belle. E poi il nostro solito stegadonte, che è rimasto fedele. Bene, bando alle ciance e iniziamo la battaglia. Dunque andiamo a schierare qui. Andiamo a schierarci così. Tu attacca lì. Scalate le mura qui. Lì. Ci attacca qua dietro. Ok, noi ci sistemiamo con questa unità da questa parte circa. Ottimo. Ratti del clan direi eliminati. Allora, voi. Non c'è un bel... qui invece. Quelli daranno un bel fastidio. Mandiamo avanti i nostri lancieri qui. Questi avanti. Ok. E qui stiamo iniziando a battagliare. Perfetto. Ok.
Scariamoci sopra, andiamo a bombardare un po'. Perfetto. Ottimo. Qui facciamo un po' di male anche ai rattugri, già che ci siamo. L'artiglieria l'abbiamo eliminata. Okay. Qui siamo riusciti a sfondare, direi di attaccare. Qui avanti all'attacco così. Perfetto. Grimlock avanti, sotto lì. Attacchiamo. Attacchiamo. Qui siamo riusciti a salire. E qui combattiamo sulle mura. Ottimo, stiamo facendo un po' di danni ai rattogri, li stiamo ammorbidendo un po' per quando ci sarà poi il combattimento. Qui possiamo scendere, direi. Sono molto spaventati dalle nostre unità più mostruose e grandi. Avanziamo così. Non so se riusciamo a bombardarli questi qui. Facciamo un po' di danni. Vai. Devastante. Perfetto. Dai, 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 via. Qui come va? Stiamo schiacciando il nemico. Qui possiamo iniziare a scendere. Questi qua giù hanno inseguito abbastanza, ma andiamo avanti. Le nostre progeniture anche qui dentro. E via. Sta andando abbastanza bene. Progeniture benedette non hanno partecipato molto alla battaglia, neanche il nostro Sauro veterano sfregiato, che le ha viste tutte. Qui come va con i nostri terradonti? Abbastanza bene. I rattugri li abbiamo annichiliti letteralmente. Ottimo, hanno fatto un ottimo lavoro. Qui dobbiamo eliminare i problemi con le unità da tiro, perché quelle sono pericolose per noi più che altro con i terradonti. Attacchiamo. Qui abbiamo preso abbastanza bene le mura. Ok. Progeniture benedette attaccate. E voi iniziate a scendere. Allora, questi li ritirerei, che hanno subito un po' di danni. Perfetto. Maledetti come fuggono.
Qui è stata risolta la situazione. Vittoria, ok, bene. Perfetto. Direi che abbiamo ridotto abbastanza le perdite collaterali. Siamo riusciti a gestire bene i terradonti. Sono contento, molto contento. L'unica unità che ha sofferto di più è stata questa qui. E in parte anche questa, però relativamente poco, Relativamente. Perfetto, terminiamo la battaglia, dai. Vittoria decisiva. Bella, mi è piaciuta. Mi è molto piaciuta. Siamo riusciti a eliminare buona parte dell'esercito nemico. Il bello è stato veramente gestire i rattogri con i terradonti, che hanno causato anche dei bei danni comunque sia. È molto molto interessante questa cosa, Mi piacciono queste unità, si stanno rivelando ottime. Comunque sia, per il resto, buoni numeri anche dello stegadonte che si è gettato in mezzo da solo, e Krogar anche con Grimlock. I Sauri, come sempre, si comportano in modo eccellente. Dovevo usare di più forse le progeniture benedette di Sauri, proprio perché sono nuove alla battaglia e devono iniziare ad accumulare un po' di esperienza e per diventare veramente utili. Perché sì, sono forti già di base, ma non oso immaginare quando saranno poi veterane cosa potrebbero portare negli eserciti nemici, oltre alla paura che si generano intorno, no? come giusto che sia, perché Sauri sono veramente dei nemici terrificanti e non sono neanche bestie, è gigantesche come può essere uno stegadonte. Va bene, ci sentiamo direttamente nel post battaglia. A tra poco. Eccoci dunque. Buono il bottino. Vediamo. Per poco Krogar non è riuscito a salire di livello. Perfetto, vediamo un po'. Direi di occupare almeno questa provincia, la prendiamo. Forse poi le altre le radiamo al suolo. Per quanto non sia la miglior provincia per noi, per vivere proprio a livello di clima. Ad ogni modo, è una provincia composta soltanto da due insediamenti, che il secondo è Karakorrund, la capitale, e appunto Massiccio Granitico. Poi per il resto, volendo, possiamo lasciare tutto libero nelle mani dei nani, che magari piano piano si andranno a riprendere questi territori. Poi non so, effettivamente, se conviene. Dobbiamo guardare anche gli obiettivi ogni tanto, perché poi ci si dimentica di queste cose. Dunque, mantieni il controllo delle province. Vediamo come si chiama questa. Monti, confini del mondo, giustamente, terre meridionali. Allora, costa dei vampiri. Non ho monti, non ne vedo. No, non è una delle province importanti per noi. Direi proprio di no. Quindi possiamo radere al suolo tutto e lasciare così. Insediamenti della lista, abbiamo solo Lamia per ora, il resto è roba molto molto figa, molto difficile anche da prendere, però ci si lavorerà. Questa sarà una campagna lunghissima, non so quanti centinaia di episodi potrebbe venire fuori. Ho paura, ho molta paura. A un certo punto forse sarà conveniente cercare di capire dove fermarci senza che la portiamo avanti troppo. Blocchiamo l'esercito se riusciamo. Successo, perfetto. Livello aumentato e andiamo su Stegadonte per il nostro Ratok. Appunto, eccolo. Si vede già da qui, giusto? Sì, sullo Stegadonte enorme e possente. Allora, un livello guadagnato comunque per Krogar, anche se non direttamente dalla battaglia. E adunato ce l'abbiamo. Fratello di progenitura, colui che sussurrava alle bestie. Abbiamo sbloccato l'archivement.
difendere la posizione, facciamo, che è molto buono come comando. Qui abbiamo un nemico, ma... Ok, potrebbe raderci al suolo un po' di edifici, perché scatena terremoto è il complotto della sventura. Qui direi che di bestie per adesso stiamo fermi, ci prendiamo soltanto l'ultimo bastiladonte con il cristallo. Poi andremo qui a Rasetra a reclutare altro, qualcosa magari di più interessante a livello di fanteria. Allora, vediamo cosa si può fare qui. Ah, ecco, possiamo provare magari a ferirlo. Poca possibilità di farcela, però ci proviamo. E invece ce la fa. Cioè, Cloaca, per quanto il tuo nome non è propriamente bello ed evoca altre cose, però ottimo. Allora, qui possiamo portare a livello 5. E io lo faccio, perché poi voglio portare a livello massimo la rete geomantica, che è molto utile. Ok, passiamo il turno e vediamo un po'. Oggi magari faccio un episodio un pochettino più lungo, cerchiamo di mettere al sicuro tutta la provincia, ovvio in base a quello che adesso combineranno gli scaven del clan Morse, perché comunque sia qui che è un avversario notevole, notevole, bisogna tener conto anche di quello. Ha sicuramente un esercito abbastanza nutrito, il secondo che adesso si è appena spostato a nord, avvicinandosi a quello di Quick. Noi stiamo sì radunando un esercito, ma ancora non è pronto, quindi Krogar si ritrova da solo. Complotto della sventura di nuovo compiuto dal clan Morse, che a quanto pare ci tiene ad avere un ingegnere pronto a far esplodere qualche cosa. No, direi di non fare il rituale perché ci alza la corruzione e io non ne voglio sapere. Allora, reclutiamo. Signori, signori, guardie del tempio. Io almeno due guardie del tempio le prendo. Poi ci serviranno anche comunque sia almeno due lance. E per ora siamo fermi così. Cioè due guardie del tempio, wow. Anche tre forse, dipende da quanto poi ci si abbassano le entrate. Non vorrei abbatterle drasticamente, perché comunque sia sono unità molto ma molto costose. Allora, dato che ci tenevano molto, io glielo ferirei se ce la facciamo. Successo, perfetto. Rattocca è troppo forte, è un agente spettacolare. È salito anche a livello 16. Dunque, Stegadonte anziano diminuisce la portata ma aumenta enormemente il danno, aumenta l'armatura e la disciplina e anche la forza dell'arma, non di molto. L'attacco corpo a corpo cala di un po', le munizioni calano abbastanza in realtà e diventa, diciamo, più forte con i danni ma portata ridotta, non lo so, sai? Però aumenta anche drasticamente la vita, passa da 6.009 a 7.004. Glielo diamo, facciamolo diventare Stegadonte anziano, dai. Che poi sui campi di battaglia, quando verrà magari integrato in qualche esercito, sarà sicuramente una visione impressionante. Perfetto. Altro turno abbastanza rapido, passiamo. Non mi muovo ancora da qui, anche perché ora con due eserciti appunto così vicini non è molto conveniente abbandonare le relative tra virgolette difese di massiccio granitico, che tra l'altro avendo adesso subito l'assedio saranno leggermente danneggiate. Ora loro sono passati per di qua, c'è stato qualche movimento. Clan Morse ha fatto la pace con Karakzorn nel frattempo. Mossa astuta, si concentrano solo su di noi, ottimo. L'IA si è mossa bene, non male, interessante, interessante, vediamo come si
svolge il tutto. Io comunque ho visto qualcosa muoversi da queste parti. Potrebbero essere, ecco, in modalità imboscata, che siamo riusciti a sventare grazie alla gente. E l'altro esercito? È questo qui, vero? Lega di infetto. Penso sia questo. Vediamo un po'. Non sblocchiamo nient'altro. Cosa possiamo fare? Nulla, perché abbiamo già fatto un'azione importante prima. Con questo possiamo fare blocca esercito. Offerire un eroe. Siamo fermi, non facciamo niente per ora. Non facciamo niente perché non ne ho bisogno concreto di fare qualcosa. Allora, qui stiamo reclutando, se me lo fa selezionare, ok. Due guardie del tempio, ok, e le teniamo lì. Adesso facciamo anche un po' di sauri con scudi in più, almeno un altri due, dai. E 3, 2, 5, più due lance e altri comunque due guardie del tempio che sono ottime e direi anche basta poi. Qui possiamo provare ad attaccarli, vediamo un po'. Rinforzi, alla fine c'era un esercito nemico. E noi la combattiamo. Dato che il rapporto è molto paritario, il rapporto di forze, e noi la combattiamo. Comunque hanno unità anche migliori qui, eh. Qualcuna anche un po' più veterana, ad esempio il cannone a fulmini warp. Questo è l'esercito di partenza di Quick con i due ratti d'assalto. Comunque se riusciamo a togliergli queste unità saranno una perdita un po', diciamo, un po' più grave, per quanto gli Skaven possono con una certa facilità rimpolpare le fila. Adesso noi abbiamo comunque sia il nostro ormai fido esercito, veterano di 1000 battaglie, e possiamo farcela. Dobbiamo giocare soltanto un attimo con criterio. Loro è vero che hanno i rinforzi, ma non credo siano unità eccellenti. Almeno qui credo ci sia la crème, come viene definita. Vediamo un po'. Allora, facciamo così perché sto sbagliando tasto, ok. Territorio un po' bruttino, c'è questa conca e ci ritroviamo nell'acqua, non abbiamo unità anfibie come possono essere gli scinchi camaleonte. Ad ogni modo, ci schieriamo così. Ok, questi dietro. Ok. Allora, i naggaronti, teniamoli in acqua, non vanno. In acqua non vanno, proviamo a tenerli qua. Fare magari qualche manovra d'aggiramento. Poi, qui ci mettiamo lo stegadonte e qui in mezzo invece il bastiladonte. Le due unità volanti, questa volta le teniamo un po' più a bada, perché sicuramente è pieno di unità da tiro. Tra l'altro anche queste che faranno male cane. Queste sono pericolosissime, così come sono state posizionate. Solo che andargliela a prendere, quante unità da tiro hanno? Non sembra molte, alcune sono nascoste qui. Quindi potremmo anche tentare di andare a fare un po' di danni. Possiamo farlo, anzi, direi di farlo. Direi di farlo perché appunto quelle unità lì di artiglieria sono micidiali, veramente forti.
Sauri davanti. Ai lati le nostre lance come siamo soliti. Pronte a chiudersi a riccio. Selezioniamo tutto. Selezioniamo e in aggaronti. Questo lo blocchiamo anche. Vai. Iniziamo subito a muoverci. Qui ci vogliono attaccare in aggaronti, credo. Ho visto muoversi immediatamente tutto quanto lì. Avanziamo. Ah, devono fare... devono dividersi. Eh no. Dobbiamo bombardare allora qui. Vai. Ne abbiamo fatto abbastanza male. Direi di andarcene. Le unità da tiro iniziano a farci troppi danni. Comunque, buono. Gli abbiamo rotto abbastanza le balle qua in mezzo. Qui continua a darci fastidio. Ok. Cavolo, ha subito un po' di danni questa, Sauri guerrieri con scudi. Ha subito un po' di danni. Ok, andiamo a schierarci dietro. Ok, ci stringiamo un po'. Ok, qui stanno sprecando abbastanza, direi, le cariche dal basso. Addirittura una seconda, abbastanza inutile, sì. Le prime sono state molto migliori, queste hanno un po' perso il... qui c'è il loro signore che vuole proprio andare contro... Tie, sotto i piedi, bro. Perfetto. Via, aiutate il vostro signore. Il Sauro contro Quick. Laggiù c'è altra unità di artiglieria. Ok, buono. Qui attacchiamo. Attack.
dove sono i naggaronti. Via, cannone a fulmini. Disciplina, aumentiamo un po' della disciplina. Ok. Come va qui? Buono. Attacchiamoli. Dov'è il bastiladonte? Il bastiladonte è qui. Aiutiamo. No, non mi hai capito. Vai, resuscita e cura. Che marasma. Vai, carica. Staccate, miei cari. Bisogna eliminare quella artiglieria maledetta, cavolo, ci sta dando problemi. Richiamo un po' di ordine. Ok, qui stiamo massacrando le retroviglie, tra l'altro. Cerchiamo adesso di eliminarne il più possibile. Buono. Dai, qui in mezzo c'è un massacro. Boom 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 boom. I pezzi di Skaven, la cosa più brutta che io abbia visto. Però campo di battaglia lo vedo abbastanza messo male. Questi si sono un attimo ripresi, sì, più o meno. Sono andati un po' nella loro follia primordiale. Skaven in rotta, circondati in rotta, terribile per loro. Un epilogo triste per questi Skaven. Maciullati letteralmente. Anche gli scinchi comunque si sono, se la sono battuta bene. Terrore dall'alto, è qualcosa di spettacolare. È come avere i bombardieri, cioè bellissima questa cosa. Ok, ma andiamo avanti veloce. Questi non sono neanche più targettabili. Non credo sia rimasto niente, quindi
terminiamo a battaglia. Vittoria di misura, ma questa è stata una vittoria interessante perché eravamo contro due eserciti e noi non abbiamo perso nessuna unità. Alcune hanno un po' più sofferto, ma niente di che. Guardate i terradonti. Spettacolari, letteralmente. Ottimi anche i naggaronti, alla fine con la carica dal retro, mentre nel rotto hanno fatto un bel banchetto. Stegadonte come sempre buono, ma anche gli scinchi se la sono cavata egregiamente. E io direi, progenitura benedetta di Sauri, del tutto svezzata la battaglia. Ha ottenuto il primo grado d'argento del veterano. Alcuni Sauri addirittura sono arrivati al secondo grado oro veterano, con un sacco di kill, 111, tipo questo. Anche i lancieri se la sono cavata abbastanza bene. Sono soddisfatto, mi stanno molto piacendo. Unità solide, beh, i numeri sì ridotti, i costi di mantenimento più elevati, ma veramente unità in grado di reggere molto. Purtroppo quando vanno in frenesia non puoi controllarle, quindi vanno ad attaccare il nemico più vicino, anche se non è magari il miglior nemico. Però questa cosa comunque sia è ok, perché continuano a combattere, non si ritirano mai e fanno danni essenzialmente. Guardate invece dall'altra parte, Skaven non hanno fatto granché, giusto Quick è riuscito in un certo qual modo a fare qualche vittima, ma neanche più di tante. E il cannone a fulmini, che mi preoccupava alquanto, l'abbiamo eliminato, almeno il primo l'abbiamo eliminato rapidamente con appunto i nostri terradonti. Il secondo, che era arrivato con l'esercito di rinforzo, ha fatto sicuramente qualche danno in più. Se andiamo a vedere, ha fatto 83 vittime, però alla fin fine abbastanza contenuto. Ok, perfetto. Possiamo reintegrare, direi. Direi di sì, reintegriamo e facciamo prima, così per i prossimi, per le prossime battaglie. Potremmo anche inseguirli, forse. Imboscata sventata, direi di sì. Nemico ucciso in battaglia, appunto, Serkrich. Tratto acquisito. Flagello dei parassiti. Bonus verso fanteria più 6 per Krokgar. Quick mozzatesta è sconfitto. Bello. Bellissimo. Cosa gli rimane? Ben poco, dico io. Andiamo a finire il lavoro. Addio. Esercito di Quick andato. Abbiamo ottenuto anche uno stendardo, che è vabbè, un comune stendardo della velocità. Livello guadagnato per Krokgar. Continuiamo a reintegrare vittime. Dardomotore. Che brutto nome. Tratto acquisito. Coraggio. Ottimo. E ritiriamoci così nei nostri confini. Un po' di più? No, ce la fa. Ok, così ce la fa. Giusto quel minimo che ci serve per riprenderci un po' dalle ferite guadagnate in battaglia. Allora, qui possiamo fare Bastiradonti, Stegadonti e Carnosauri feroci. Ok. Questo è solo per unità veramente forti, che noi già abbiamo in realtà. Questo ce l'abbiamo già per le Sauri e le Guardie del Tempio. Possiamo fare per i Bastiradonti, Stegadonti e Carnosauri. Shinky e Croxigor ancora no.
Cavalieri su un aggronte, ne abbiamo solo uno, forse un po' troppo poco. Ok, forse anche questo non è male. Protezione degli antichi per la magia. Predatore. Stegadonti. Schermagliatore per l'unità di Shinki. Questo cosa ci dà invece? Predatore. Dai, facciamo questo. Allora, il nostro Sauro anche è salito di livello. E lo potremmo mettere a breve su Carnosauro. A breve. Però gli facciamo veterano sfregiato come completamento dell'opera. Allora, qui cosa si può fare? Un blocco esercito. Fallimento. Ok, va bene, è lo stesso. Va bene, è lo stesso. Facciamo specialista. E ci siamo. Ratok, torna qua. Bene, 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 bene. Bene, bene, bene. Qui stiamo finendo di reclutare. Ok, qui possiamo portare a livello 4 e direi di farlo, perché ci serve comunque sia Lamia a livello più alto. Mentre qui ancora questo, niente, quello lo teniamo così com'è. Va bene, direi di fermarci qui, perché comunque abbiamo fatto delle belle battaglie, abbiamo visto un po' di cose, ci siamo divertiti, io mi sono divertito quantomeno, spero anche voi. Vi ringrazio e noi ci risentiamo con il prossimo episodio, sempre qui nelle terre meridionali del vecchio mondo, sempre con Krokgar. Ciao a tutti, a presto!